Gli ingredienti per la sfoglia intrecciata sono un rotolo di pasta sfoglia, una barretta di cioccolato e dello zucchero. Allora, la ricetta è molto semplice. Aprite la pasta sfoglia, mettete la barretta di cioccolato nel centro e iniziate a tagliare orizzontalmente dai lati la pasta sfoglia. A questo punto la ricetta è quasi finita. Adesso quello che dobbiamo fare è sollevare la parte inferiore e superiore della pasta sfoglia, andando quindi a coprire la barretta di cioccolato, e andremo poi ad intrecciare le parti laterali per formare una sorta di treccia sopra la barretta di cioccolato. E a questo punto abbiamo praticamente finito. Come sentirsi dei cuochi provetti. A questo punto andate a mettere un po' di latte in un piattino per andare a bagnare la parte superiore della vostra treccia. Ingrediente che prima mi sono dimenticata di mostrarvi, perché su 4 ingredienti riesco anche a dimenticarmene uno. E io poi voglio pure fare video sulle ricette. Non dico altro. Mettiamo quindi un po' di zucchero nella parte superiore. E andiamo a mettere in forno a 200 gradi per 20 minuti circa. Fatta di questa ricetta molto impegnata, ammiro il mio capolavoro. No, non è male, però sì, quella cioccolata al latte secondo me, non quella fondente, sarebbe venuto più buono. La ricetta, avete visto, è facile e veloce. Se posso darvi solo un consiglio, usate la cioccolata al latte e non quella fondente come ho fatto io, perché secondo me gli dà quella marcia in più. Però sono molto molto soddisfatta perché è la prima ricetta che faccio per questa nuova rubrica, avete visto di cosa si tratta, quindi veramente delle cose molto molto veloci, molto molto particolari. Io spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto compagnia. Io vi mando un grande 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 bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!